protocollo d'intesa tra due grandi realtà importanti, in realtà l'Ordine dei giornalisti e la sezione AIL di Teramo, perché siamo convinti che mettere insieme l'informazione, la comunicazione, il volontariato e associazioni che faccia, diciamo, del bene distribuendo anche fondi che destinati al reparto ematologia, il binomio sia assolutamente vincente, quello di mettere comunicazione e informazione al volontariato. Sono stati fatti grossi passi avanti nella ricerca in questi ultimi anni anche grazie alle vostre iniziative. Sicuramente sì, perché l'AIL a livello centrale ha anche studi di ricerca, grandi istituti finalizzati alla ricerca pianificata per le malattie ematologiche. I passi sono stati importantissimi e soprattutto si riescono a ottemperare tante malattie con cure preventive anche grazie ai macchinari che noi stessi abbiamo acquistato con le nostre raccolte. Domanda forse banale, ma i teramani, riscontrate generosità da parte dei teramani? Guardi, su questo devo dirgli assolutamente sì. I teramani hanno questo grande dono di essere molto molto generosi. Noi ci accorgiamo che ogni volta che facciamo delle campagne di vendita di stelle di uova abbiamo un riscontro più forte di quello auspicato, e devo dire anche molte donazioni di persone che malgrado acquistano hanno la voglia di fare comunque volontariato, di donare qualcosa di proprio per il bene degli altri. È utilissimo che le persone sappiano tutto quello che la nostra nuova giovane sezione, che ha solo 3 anni, sta facendo e riesce a fare per tutti i malati. Una giovane associazione che però appunto si adopera parecchio. Sì, stiamo cercando di fare il massimo, diciamo che facciamo il trasporto del paziente per fare le sue terapie, faremo anche il prelievo a domicilio, faremo anche, diciamo, una medicina informatica che consentirà al paziente di dialogare direttamente col medico da casa. Vogliamo portare all'attenzione di noi giornalisti delle realtà che probabilmente noi tendiamo sempre in qualche modo a non prendere in seria considerazione o nella dovuta considerazione. Tutti ripiegati come siamo sulla cronaca, sui fatti di sangue, sui fatti di cose. E in realtà se ci leggono poco, se ci ascoltano poco, insomma, o sempre meno, è anche perché probabilmente dobbiamo cercare di cambiare paradigma narrativo, no? E queste realtà, le realtà associative di volontariato, che sono molto molto vicine alle persone, più di quanto lo siamo noi come narratori dei fatti, probabilmente hanno molto da insegnarci. Allora attraverso questo protocollo vogliamo mettere in piedi una serie anche di iniziative, di corsi di formazione che tendono a farci conoscere questo settore del giornalismo, il giornalismo sociale, che non è affatto di serie B come spesso riteniamo, ma in realtà è un settore molto importante attraverso cui passa anche un recupero della qualità dell'informazione.